Ragazzi, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento webinar Doc Talk che andiamo appunto a svolgere e sviluppare settimanalmente, giornalmente, con varie argomentazioni e anche con varie tipologie differenti ogni volta. Ci stiamo dedicando soprattutto a quella che è la presentazione, ma anche la conoscenza delle aziende che sono partner ufficiali del nostro mondo accademico, la nostra realtà dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Quindi oggi siamo con la seconda azienda che stiamo andando a presentare, che ha il nome di M Distribuzione. Questa azienda si occupa appunto soprattutto per quanto riguarda la gestione e sviluppo di quello che è il food cost all'interno delle nostre attività. Ma prima di entrare e di fare l'intro dell'azienda e di ciò che sviluppa, voglio sempre ricordarvi che questo webinar è registrato e poi verrà pubblicato su YouTube. Vi invito a fare appunto piccole registrazioni, anche screenshot, per pubblicare delle storie e condividerle con noi e con M Distribuzione per rendere virale il nostro progetto. Io sono Armando Scalella, tecnico istruttore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, che oggi con voi presenterà insieme al proprietario e responsabile dell'azienda M Distribuzione, Marvin, appunto quella che è la sua realtà e tutto ciò che offre per noi, sia professionisti che imprenditori nel campo della ristorazione in generale. Con M Distribuzione ci siamo già conosciuti in altre varie occasioni, per quanto riguarda ad esempio quello che è il nostro campionato nazionale Pizza Doc, dove appunto avrete modo e opportunità di conoscere anche tutte le aziende e i responsabili di esse direttamente anche durante l'evento. Non mi vado a prolungare più di tanto, ma voglio subito passare la parola al responsabile Marvin. Marvin, buongiorno, è un piacere conoscerti e averti qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Armando. Un saluto, beh, chiaramente a tutti gli ascoltatori, insomma, che seguono il corso. Volevo ringraziare l'Accademia, insomma, per averci dato questa opportunità di presentarci, insomma, come azienda e di discutere poi, diciamo, di vari argomenti, delle cose, insomma, che interessano principalmente i corsisti per approfondire delle tematiche su cui noi della M Distribuzione possiamo essere di supporto. Come azienda che fa distribuzione di prodotti, ma che in realtà concentra le sue attività sull'aspetto del servizio che è fondamentale, insomma, per tutte le pizzerie. Quindi noi siamo qui a completa disposizione per le domande, sia tue, insomma, sia di tutti i corsisti che hanno la volontà o la necessità, insomma, di voler approfondire con degli argomenti. Io la prima domanda che voglio farti, di cosa si occupa la tua azienda e che tipo di servizio offre? Allora, noi nasciamo come distributori di prodotti per pizzeria. Per prodotti per pizzeria intendo tutto ciò che si mette sulla pizza, o che serve a fare la pizza, o che serve da contorno alla pizza. Quindi, diciamo, latticini, pomodori, qualunque tipo di, diciamo, di prodotto, salumi, sottoli, cartoni pizza, tovagliette, tovaglioli, insomma, noi serviamo i prodotti che servono ai ristoratori, imprenditori, pizzaioli a poter offrire un prodotto di qualità in una pizzeria, barra ristorante, anche se il nostro focus, come insomma si può capire dal fatto che partecipiamo agli eventi dell'Associazione Nazionale Pizza Doc, è quella della pizzeria. Quindi capitano richieste anche di pub, di ristoranti, ma il nostro focus principale è quello della pizza, con i prodotti cardine, chiaramente, quindi i latticini, i pomodori e l'olio come impostazione. Poi chiaramente c'è la farina a supporto, che per i pizzaioli è un passaggio, diciamo, fondamentale. Ognuno è legato al proprio prodotto, al proprio impasto, al proprio metodo di lavorazione. Il discorso che facevo sul servizio è che appunto un'azienda del nostro tipo, per fare il tipo di lavoro che facciamo noi, ha bisogno di dare un servizio, perché non è solo, ormai andare in pizzeria non è soltanto mangiare quella pizza, ma è avere un'esperienza. Per avere quel tipo di esperienza c'è bisogno dietro di tanto lavoro. I pizzaioli, gli imprenditori vanno supportati con delle consegne fatte con determinate tempistiche, soprattutto nel reperimento delle materie prime, di tutte le materie prime per tutto l'anno.
in una fase come questa, insomma, di continui cambiamenti anche di prezzi, che determinano anche a volte l'indisponibilità di alcune materie prime. E il nostro lavoro appunto è quello di garantire per i 365 giorni l'anno, con pochissime pause, praticamente nulle, perché noi lavoriamo praticamente sempre, la M distribuzione lavora sempre, tranne non riesce a offrire il servizio, tranne quando i trasportatori sono fermi con i loro mezzi. Quindi se noi andiamo a fornire Milano, nel momento in cui non parte il camion da Napoli a Milano, a quel punto, quel giorno, non si possono effettuare le consegne. Ma in un anno di 365 giorni noi lavoriamo praticamente 363 giorni, tranne Natale e Capodanno. Giustamente, in base alle varie situazioni che si possono presentare. Che è appunto fondamentale per poter garantire a chi lavora in una pizzeria, che lavora come noi 363 giorni l'anno, che fa un lavoro sacrificato, che pochi capiscono, che non sono nel settore, perché si lavora quando la gente normale, insomma, esce per divertirsi, e avere un'azienda a supporto che ti può dare tutto in tempi veloci, tutti i giorni, in diciamo anche con categorie di prodotti che sono freschissimi, è una comodità ed è un servizio, insomma, che ci consente di avere anche quell'esperienza per dare poi dei consigli a chi ha bisogno, insomma, di fare soldi, perché poi l'obiettivo, come diceva Antonio prima, è che una pizzeria ha motivo di esistere quando riempie il cassetto. Al di là dei follower, al di là della popolarità, al di là del marketing, su cui Antonio, diciamo, è anche maestro, no? E conta molto riempire il cassetto, fare profitti. Giustamente io faccio un piccolo paragone, penso che la tua azienda sia, non dico la testa del treno, ma comunque è il vagone dietro che ci sta tutto quanto per un'attività, perché appunto avere a disposizione un'azienda che possa fornirci qualsiasi tipologia di prodotto che ci può servire per le preparazioni, penso che sia la cosa ideale, anziché appunto farsi una lista di 10 fornitori differenti per ottenere 10 tipologie di prodotti differenti da ognuno di loro. Io penso che avere una persona, appunto, un'azienda che mi può fornire tutte le tipologie di ingredienti o di alimenti nello stesso momento sarebbe appunto l'ideale. Allora, voglio, come dire, entrare un pochettino nel merito invece per quanto riguarda il food cost. Per voi come azienda, questo discorso del food cost, quanto appunto è importante e come lo considerate anche voi per un'attività di una pizzeria o un ristorante che appunto si dovesse interfacciare con voi? Allora, questo è un argomento, diciamo, chiaramente delicato e importante, importantissimo, perché poi è quello che determina il fatturato mensile di un'attività e che determina anche la marginalità. Avere sotto controllo i costi in generale, ma i costi delle materie prime in relazione al prezzo di vendita, è un'attività necessaria. Il nostro consiglio, il nostro supporto che noi diamo alle attività, diciamo, di pizzeria, è impostato, diciamo, sulla nostra metodologia di lavoro, che prevede quindi più consegne settimanali. Diciamo, noi forniamo almeno 3 volte a settimana i nostri clienti, ci impone di dire a chi ha una pizzeria che per avere un controllo corretto del food cost deve evitare due cose importanti. La prima è di sprecare e la seconda è di avere una quantità eccessiva di prodotti a giacenza. Ora cerco, diciamo, di entrare un po' più nel dettaglio per far capire bene a chi ci ascolta come evitare degli errori, ma e poi anche come eventualmente calcolare il food cost, anche se io do per scontato alcune terminologie, perché chi ha una pizzeria, anche se non conosce l'argomento in maniera tecnica, comunque dei conti se li fa, altrimenti non riuscirebbe ad andare avanti. I problemi legati al food cost che ho citato in particolare poi sono due. Il primo è quello dello spreco, cioè al di là che tu sei il titolare, sei il pizzaiolo e quindi lavori in prima persona, o che sei l'imprenditore e quindi hai dei dipendenti, avere
diciamo, a fine serata dei prodotti che avanzano e che non sono più buoni perché sono stati già cacciati e quindi si sono alterati e non possono essere poi serviti il giorno dopo ai clienti, o comunque avere dei prodotti che sono stati, diciamo, già cacciati per 2, 3, 4 giorni e che vanno oltre la tempistica di utilizzo, diciamo, della shelf life del prodotto, quello è un elemento che va tenuto sotto controllo, perché altrimenti io poi con un chilo di latticini devo fare 10 pizze. In realtà di quel chilo di latticini che ho cacciato fuori, mezzo chilo lo butto perché l'ho fatto andare a male, mi ritrovo che la mia incidenza di costi è al doppio, perché in realtà io ho potuto fare solo 5 pizze, ho incassato solo 5 pizze, ma in realtà ho impiegato un chilo di quel latticino. Questo, ho fatto un esempio, diciamo, molto veloce per far capire quanto lo spreco della materia prima incide sul costo di quella pizza, insomma, di quel prodotto. Lo stesso modo, non è soltanto il prodotto che tu butti ad incidere come spreco, ma lo spreco è anche se io, per fare una pizza, impiegare 80 grammi di fior di latte, ce ne metto 150. La famosa mano pesante. E questo, ripeto, il latticino è un esempio, ma vale su tutte le referenze. Quindi io, nel momento in cui spreco, impiego più di quello che può essere necessario, al di là che la pizza va riempita, perché al cliente non gli dobbiamo dare 7 metri di cornicione senza ingredientistica, ma al cliente dobbiamo dare un prodotto equilibrato, al di là dello stile, che abbia comunque della sostanza, quindi che abbia una quantità di pomodoro, di basilico, di latticino, di formaggio, insomma, per chi lo utilizza, di olio o di altri condimenti in pizze più particolari. Ma se io non vado a seguire una metodologia di lavoro, chiaramente impiegherò più materie per fare quella stessa pizza. Ed è da qui che noi consigliamo ai nostri clienti, perché diamo supporto gratuito a chi compra, per fare in modo di ottimizzare questo famoso food cost, questa famosa parola, di quando si vanno a fare i menù, di calcolare, per stabilire il prezzo di vendita delle pizze, di calcolare il costo per fare quella pizza, che non tiene conto chiaramente di tutti gli altri costi che esistono per la gestione di un'attività, come può essere il personale, come può essere l'affitto, come può essere la luce, il gas, la SIAE, eccetera, eccetera, ma che tiene conto soltanto degli elementi che servono per produrre quel prodotto che viene venduto. Quindi io, per fare una margherita, mi costa 1,30 euro, la vendo a 5 euro, ho 3,70 euro di margine e 1,30 euro di food cost. Ma in realtà poi quella margherita, con quel guadagno di 5 euro, devo andare a coprire tante, tante altre spese. Ma se io faccio questo per ogni prodotto del menù, quindi non solo sulla margherita, ma su tutte le special, sulla frittura, sulle bevande, eccetera, eccetera, sul coperto, perché oggi bisogna calcolare anche quanto mi costa mettere un tovagliolo, una tovaglietta, una tovaglia, eccetera, eccetera, e quanto io mi vado a prendere di coperto. Se io vado ad applicare in media, quindi sommando tutte queste referenze, un ricarico del per 3, quindi io una cosa che mi costa 1,50 euro, io la vendo a 4,50 euro, una cosa che mi costa 3 euro, io la vendo a 9 euro, ovviamente sto sintetizzando, perché poi bisogna considerare anche la località. Se io sto a Monte Carlo, ovviamente pago un affitto molto più alto, il per 3 non è sufficiente per coprire i costi di gestione. Però se io sono a Napoli, magari ho un affitto più basso e mi è sufficiente per coprire quella gestione. Quindi in genere ci si muove su un ricarico del per 3 per capire se siamo dentro o fuori determinati standard. Però se io riesco ad applicare questa metodologia su tutte le referenze del menù, io avrò un controllo ottimale di quello che è il food cost della mia attività e di quelli che sono i margini della mia attività. Poi chiaramente io sono un imprenditore, so se ho un locale con un brand importante e voglio marginare di più perché mi voglio far pagare anche il mio brand, se ho un locale in una location importante e quindi io mi faccio pagare la location importante che mi costa più di più, o se io sono una pizzeria che si vuole classificare come popolare, per cui io voglio lucrare meno ma fare magari una maggiore quantità. Anche se il consiglio azienda partner delle pizzerie è sempre quello di non cercare mai di buttare giù il prezzo,
anche se magari compro bene, perché per il cliente la percezione di pagare un prodotto poco per il cliente finale, quindi chi mangia la pizza, è comunque un neo. Quindi io se vendo una pizza a 3 euro, quella pizza sarà percepita come negativa. E quindi l'esperienza, il cliente non la va a ripetere, anche se gli sto dando un buon prodotto, e io ho ottenuto esattamente il contrario, cioè ho calcolato il food cost, ho un buon food cost, ho applicato un buon prezzo di vendita, ma ho marginato poco, e nonostante tutto che io ho fatto pagare poco al cliente, per quel cliente quell'esperienza non è stata magari esattamente positiva, perché l'ha letta come una svendita, come un prodotto, diciamo, così, da buttare fuori. L'altro passaggio per la gestione del food cost, e con, poi chiudo diciamo con questa domanda, insomma, perché gli argomenti fondamentali poi li abbiamo trattati, è quella di non avere delle scorte infinite. Chiedo scusa, non avere delle scorte infinite. Perché? Perché noi nel corso degli anni, diciamo, che abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo, diciamo, in collaborazione con le pizzerie, verificato che quando i clienti hanno molte giacenze di quella singola referenza a terra, i dipendenti sono portati ad usare più quantità di quel determinato prodotto. Quindi se io devo utilizzare i funghi e ai miei dipendenti gli lascio 10 buste di funghi, 20 buste di funghi, 30 buste di funghi, loro andranno e si sentono coperti, si sentono tranquilli, si sentono che il prodotto non finirà, andranno a mettere più quantità rispetto a quella della statistica di quando io ho fatto il menù ed ho calcolato il food cost. Quindi rifornirsi, non dico quotidianamente, ma con un ritmo corretto, in accordo col fornitore, con l'azienda partner, che poi sia M distribuzione o sia un'altra, ma l'importante è andarsi a rifornire con una logica per cui non bisogna restare senza prodotto, ma non bisogna avere una quantità di prodotto in scorta che faccia sentire i dipendenti in diritto, sbagliando, di usare molto più di quel prodotto che serve. Perché la logica per poter guadagnare è rispettare il menù. Se io ho un menù che vendo 20 pizze e per ogni pizza che faccio ci devo mettere 80 grammi, 100 grammi di fior di latte, quello che sia, ma io posso stabilire anche 200 grammi, però poi ne devo mettere veramente 200. Se io ne vado a mettere 2,30 perché ho comprato 100 kg di latticino e lo tengo a deposito e lo devo buttare fuori, a quel punto i conti non tornano più. Quindi per gestire il food cost, no sprechi e no ordini infiniti con giacenze infinite che mi intasano il magazzino di prodotti che poi magari, ecco, li vado a tenere pure sotto scadenza, o comunque che in pizzeria si sa, la roba non può essere conservata bene, perché i 4 gradi di un frigo della pizzeria non sono mai 4 gradi se io vado ad aprire il portellone per prendere le cose 100 volte durante una serata, perché i forni producono calore e quindi la temperatura che ci sta nei pressi del banco pizza dove si conservano i prodotti non può mai essere quella di 4 gradi. Se io lascio una scodellina sul banco pizza, e per quanto non si possa fare, se andiamo in qualunque pizzeria ci sta, quella scodellina non è mai una perfetta conservazione. Quindi è bene avere un'azienda che ti supporta con le consegne in maniera ciclica e ripetitiva. Ok, io poi è chiaro che se uno spende di più da un fornitore, quel fornitore ti può trattare pure meglio. Quindi se io vado a comprare da 10 parti 10.000 euro, li divido, diventano 1.000 euro da fornitore, nessuno ti riesce a fare un pacchetto di scontistiche, di trattamento, di è chiaro che se tu vai da un fornitore e compri 100 referenze, quel fornitore ti riesce anche, stai portando tutto il tuo potere presso uno che in quel modo ha motivo di poterti trattare bene, che sia sulla quantità di consegne, che sia sul prezzo, insomma, questo a prescindere da chi ti consegna. Se invece vado a fare il giro di 18 cash, mi devo andare a mettere la roba a terra perché magari poi nel cash non so se la trovo meno, mi aggiungo i costi di carburante per andare a caricare, nessuno si calcola quanto vale l'impegno di chi va a comprare, va in giro e perde magari la mezza mattinata o la mattinata.
Bisogna rivolgersi a persone che sono capaci, competenti, che magari ti aiutano anche nello stilare un menu, nel fare un'analisi decente del food cost e che a quel punto, insomma, ti aiutano a marginare meglio. Ok, io ho una piccola domanda che volevo farti, ma c'è differenza a livello di costi tra nord e sud? Allora, differenza di costi, chiaramente sì, ma dipende anche dalla referenza, perché ovviamente il prodotto che parte da Gerola, facciamo un esempio, insomma, o che parte da Bari o che parte dalla Sicilia, per arrivare al nord c'è una tratta che è più lunga rispetto a quella, diciamo, di se resta in Campania. Però il servizio è pressoché identico, quindi una pizzeria di Milano, di Torino, di Genova, di Verona, di Bologna, di Firenze ha con noi, ovviamente stiamo parlando di M Distribuzione, immagino che le tue domande siano rivolte targettizzando l'argomento su M Distribuzione, hanno lo stesso servizio di una pizzeria che sta a Napoli, a Caserta, a Salerno, ad Aversa. Ovviamente i costi sono da valutare perché se tu apri sul Lago di Garda e io devo fare la consegna sul Lago di Garda, io in questo caso ho il giro lì e quindi posso fornirti 3 volte a settimana serenamente, però non ti puoi aspettare che il provolone del Monaco possa costare esattamente uguale a Napoli e sul Lago di Garda. Ci vuole però il ricarico giusto. E noi vendiamo il provolone del Monaco allo stesso prezzo in tutta una zona che è il nord in questo caso, perché noi abbiamo interesse ad avere dei clienti che siano soddisfatti e che possano vendere ai loro clienti senza che nessuno venga chiamato ladro, quindi né noi né l'imprenditore o il pizzaiolo. Ok, allora io ho ovviamente un'altra domanda. È importante la gestione degli ordini di acquisti? Cosa suggerisci per ridurre le giacenze e quindi gli sprechi di quello di cui parlavamo prima? Ok, allora, la gestione degli ordini è un tema per me, diciamo, mi fa sorridere perché chiaramente è un tema per noi carissimo, no? Perché la nostra attività impiega delle risorse infinite nel risolvere il problema degli ordini, perché noi tutti sappiamo che il pizzaiolo, l'imprenditore o il cameriere o il direttore, insomma, che fa l'ordine. Quello lì si ridurrebbe all'ultimo secondo utile, quindi finisce il servizio magari alle 11, a mezzanotte, all'una, prende il telefono, scrive al fornitore per cercare di avere la roba fresca. Okay? E ovviamente se tu ti affidi a un'azienda seria che fa programmazione, che ha 1.000, 2.000, 3.000 referenze e che ti fornisce tutto, questa cosa dell'ultimo secondo non è possibile. È possibile se tu stai a Napoli e ci sta un fornitore che si mette la roba nella macchina, non rispettando nessuna regola, diciamo, di igiene ed altro, e ti porta i 3 chili di mozzarella. Ma se tu vuoi essere un'azienda seria, come oggi a Napoli tutte le migliori pizzerie si servono da aziende serie, strutturate, non da padroncini improvvisati che ti portano la roba in macchina. Chiaramente ci vuole un modus operandi. Noi che cosa abbiamo fatto? Noi in collaborazione con un'azienda terza abbiamo strutturato un'applicazione che si scarica sui telefoni, perché chiaramente le difficoltà sono sempre la gestione degli uomini, perché tu non puoi mettere più persone a lavorare alle 4, alle 5 di notte, alle 3 di notte. E contemporaneamente essere operativi anche di giorno, no? Perché se Armando Scalella compra da me e ordina a mezzanotte e poi alle 10 di mattina c'è un problema sulla consegna, chi lo risolve? Se quello là che ha lavorato alle 2 di notte alle 10 dorme? Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, diciamo, strutturato un'applicazione che ha il catalogo dei nostri prodotti, si è caricato su questa applicazione con il listino. Diciamo di ogni prodotto caricato e il cliente ha la possibilità di selezionare tutti i prodotti, ha anche una lista, un elenco di preferiti, quindi ha anche la facoltà di andare a ordinare solo i prodotti che solitamente lui prende, di vederli bene, ben sotto mano
Quindi prende il cellulare, che sia un iPhone o che sia un Android, clicca sull'applicazione, vede quali sono i prodotti che solitamente prende, o vede quali sono tutti i prodotti ed ordina entro una certa ora, chiaramente entro le 10 di sera, 10 e mezza, insomma, si dà un orario limite, ordina. In automatico questo sistema manda una mail, questa mail viene processata, si fa la fattura, la merce la mattina, l'indomani seguente è in uscita e va verso la destinazione che chiaramente ci ha indicato il cliente nel fare l'ordine automatico. Ovviamente noi facciamo una formazione al cliente per poter fare questo. Questo però che cosa determina? Determina che il cliente ha sotto mano tutti i prodotti che prende, quindi non esiste più che il cliente si dimentica. Dice, vabbè, io mi ero dimenticato di ordinare il parmigiano reggiano, mi ero dimenticato di ordinare la burrata. Difficile, perché tu già c'hai una lista di cose che non devi fare tu, ma che ce l'hai sotto mano e che ti ricorda, dice, oh, guarda che tu solitamente ordini la stracciatella, pugliese, ti serve? E tu basta che scrivi 1 chilo, 2 chili, 3 chili, e quindi già c'hai una lista che non ti devi andare a fare un tuo dipendente o che ti devi fare tu in un controllo di quello che ti manca. Quindi è già uno storico dove poter fare riferimento. Oltre al fatto che c'hai anche uno storico numerico, quindi non solo uno storico in termini di lista, ma tu puoi andare a vedere un mese fa che hai ordinato, un anno fa, in quella data, in quella festività, tu che cosa hai ordinato per regolarti sugli ordini che tu devi fare. Puoi vedere nell'ultima settimana quanto stai consumando, puoi vedere quanto stai spendendo, quanto ti costa quest'ordine che tu stai facendo, ma quanto viene. Quanto hai pagato a quel fornitore il mese scorso, la settimana scorsa? Quindi sono chiaramente dei servizi dove, di assistenza, di collaborazione, che noi ci vengono in automatico perché serviva per semplificare anche il nostro lavoro, ma che chiaramente il beneficio arriva anche al cliente, che è imprenditore, pizzaiolo, che in questo modo riesce a gestire meglio i suoi ordini. Chiaramente questo. Il nostro cliente sa che ha diritto a X consegne a settimana, quindi ipotizziamo che ha diritto a 3 consegne a settimana. Sei a Roma, ti consegno martedì, giovedì e sabato. Tu il giorno prima fai l'ordine, ad esempio, entro le 10 con l'applicazione e sai che devi ordinare la roba per 2 giorni perché il giovedì noi ti veniamo a riconsegnare. E noi ti veniamo a riconsegnare anche se il nostro camion buca una gomma e si ferma in autostrada, perché lo stesso quel giorno noi mandiamo la vettura sostitutiva, sempre refrigerata, e ti veniamo a consegnare anche se il camion ha un imprevisto, anche se l'autista ha un imprevisto, perché i nostri autisti sono quasi tutti diretti. Questa è la forza, diciamo, poi vera, che io sono in condizione di gestire e di controllare l'autista, dove sta, se fa tardi, se non fa tardi, che problemi ha avuto. Cosa che chiaramente, insomma, è difficile da realizzare quando sei magari piccolissimo, e noi crescendo sempre di più riusciamo sempre a migliorare questo tipo di servizio. E avendo chiaramente 3 consegne minime a settimana, puoi anche ordinare poco, perché se tu consumi 10 cartoni di pelati in una settimana, te ne prendi 3 per consegna, 4 per consegna, ma non te ne prendi 15 per consegna. Che il dipendente che tieni magari si mette il pezzo di salame nello zainetto e te lo frega, perché la fiducia è bene, però io sono sempre per dire meno roba c'è al locale, se ti fanno un furto anche esterno, meno roba si possono prendere, il tuo dipendente meno salame si mangia quando tu non ci stai e se lo affetta e se lo mangia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io non voglio essere malpensante, però nella gestione dei numeri, siccome il supporto nostro è dato al titolare, e ne facilitiamo poi di conseguenza anche la vita del pizzaiolo, che deve fare l'interesse del titolare o se è lui stesso il titolare. Ottimo, Però molto, molto bene. un'azienda che guadagna meglio, se tu guadagni 1.000 euro al mese, te li tieni per te e non puoi dare incrementi di stipendio e quant'altro. Ma se tu guadagni 20.000 euro al mese, grazie a una politica, diciamo, di controllo di gestione seria, chiaramente di quei 20.000 euro tu puoi anche valutare e dire, aspetta, io 15.000, 18.000, 16.000 me li tengo, gli altri li posso spalmare gratificando il personale e così il mio personale non se ne va, non va a lavorare da altre parti. Un cameriere non lo vado a pagare 1.000 euro, ma gli vado a dare 1.400, 1.500. Sto parlando di cifre, diciamo, solo a titolo esemplificativo per far capire il ragionamento. Un'azienda sana che controlla
che non spreca, è un'azienda che può pagare meglio il personale che non se ne va. Io penso che sia stato molto esaustivo e ti ringrazio infatti per tutte le argomentazioni. Se c'è qualche domanda, ragazzi, Io sì, scrivetela. sono in attesa di eventuali domande da parte dei partecipanti, che vedo essere, diciamo, 22 persone. Quindi... Ti hanno chiesto una cosa, il Ah, nome del... il nome dell'app. Sì, allora, il nome dell'app si chiama Ristoply. Poi, ovviamente, è un'app che funziona, è chiusa, nel senso che si può scaricare, quindi aperta, però ovviamente per poter accedere c'è bisogno di essere registrati, quindi di essere, tra virgolette, abilitati. È un servizio, è ovviamente gratuito. Però bisogna abilitare poi eventualmente l'utente, perché è un'app che è stata strutturata insieme, diciamo, a un fornitore terzo del servizio che ci supporta in questo modo. No, non è solo legata a AM Distribuzione, ma è legata ad una serie, diciamo, di partner di questo soggetto che ha ideato l'app, che ogni volta io voglio inserire una persona che vuole entrare in questo circuito, dico: guardate, io voglio inserire Armando Scalella, creiamo un account ad Armando Scalella. Armando Scalella scarica l'applicazione, con quell'account entra e dà la possibilità di ordinare da M Distribuzione o da Stefano, perché tende, faccio un esempio, i confetti, la legna, i computer. Ovviamente uno, se è cliente di M Distribuzione, va su fornitore M Distribuzione e ordina da M Distribuzione. L'app si chiama Ristoply comunque. Però ovviamente per tutti i chiarimenti, in questo caso di Paolo, può tramite te Armando o tramite Antonio, insomma, farsi dare i numeri da Stefano, diciamo di Stefano, del nostro responsabile marketing, che telefonicamente, insomma, gli può spiegare il funzionamento, ma anche per curiosità, insomma, fare delle demo, fare delle prove per capire uno poi come si trova, per valutarne anche i benefici. Perfetto, io allora, se qualcuno di voi ha qualche domanda, tranquillamente ce la può Possono scrivere. scriverla, sì, possono scriverla, perché tanto io ho la chat aperta, quindi se non vogliono parlare o comparire in schermo, possono tranquillamente scriverla. E io la leggo, insomma, e rispondo. Allora, solitamente quando non ci sono domande vuol dire che le argomentazioni sono state esposte in maniera chiara e dettagliata, ma comunque, ragazzi, per qualsiasi domanda, dubbio, perplessità o incertezza, potete tranquillamente scriverla all'interno del nostro gruppo A me fa privato su piacere, WhatsApp. insomma, se mi fanno domande, perché avendo una discreta esperienza, diciamo, sono più di 10 anni che faccio questo, ma ho collaborato davvero in prima linea con pizzerie anche importanti. Non serve fare nomi, perché la nostra impostazione è che il cliente, dal cliente che fa 10 coperti al giorno a chi ne fa 1000, sono tutti sullo stesso piano e sono tutti degli ottimi clienti, perché noi ci muoviamo per le persone. Quindi per me, anche se una è una brava persona, anche chi fa 10 coperti merita lo stesso rispetto. Quindi oggi gli utenti del corso chiaramente possono approfittare di me, che, ripeto, ho una discreta esperienza anche nel supporto, nella gestione dell'attività finale, quindi della pizzeria, del ristorante, come imprenditore, perché ho supportato appunto parecchi clienti nel dargli poi dei consigli. Abbiamo, diciamo, verificato, insomma, che chi ha fatto tesoro di questi consigli, insomma, è andato a migliorare. Ripeto, gratuitamente e non necessariamente per persone che debbano comprare. Il nostro spirito è che se tu ti comporti bene, alla fine, al di là che uno è cliente tuo o meno, quello là comunque alla fine poi si rivolge a te, perché si trova a vedere la professionalità. Quindi noi supportiamo le persone a prescindere. È giusto, giustamente più c'è un rapporto I soldi, i positivo. soldi, il guadagno, la vendita, quello viene dopo. È come un cliente che entra in pizzeria, no? Entra, la prima cosa che fa è buongiorno, cerchi di essere cordiale, a prescindere dal fatto che lui verrà a prendere la pizza d'asporto da te per 100 volte, ma il primo passo è che tu cercherai di essere cordiale. Ok, io penso che appunto l'argomentazione è stata esposta, ripeto, in maniera chiara e dettagliata a 360 gradi. Se qualcuno di voi ovviamente ha qualsiasi domanda, la può scrivere senza alcun problema su WhatsApp nel nostro gruppo
privato. Noi a breve poi invieremo direttamente nel gruppo il link per poter visionare il sito dell'azienda M Distribuzione, per avere appunto poi contatti diretti con Marvin direttamente o comunque con i suoi collaboratori. Anche per chi ci sta guardando da YouTube, invito ad iscriversi sul sito dell'Accademia Nazionale Pizza Doc per entrare a far parte del gruppo privato su WhatsApp, per restare aggiornati e per ottenere tutti quanti appunto i link di contatto con le aziende nostre partner ufficiali. Vi invitiamo quindi a visionare quello che è il sito di presentazione dell'azienda per avere le informazioni a 360 gradi. Io voglio ringraziare veramente tantissimo Marvin per aver esposto la sua azienda in maniera dettagliata, chiara e lucida. E io, grazie a voi, grazie a te, grazie all'Accademia Nazionale Pizza Doc che sta avendo e ha avuto una crescita, diciamo, importante nel settore, ormai è diventato riferimento internazionale, non solo nazionale. Quindi per noi è solo un piacere quello di supportare tutti questi corsisti, voi e tutte le attività che verranno, insomma, come diceva anche Antonio prima. Grazie dell'invito e poi al prossimo chiaramente webinar, insomma. Grazie Marvin, ti invieremo anche a te appunto il link per poter rivedere la registrazione e con voi ragazzi ci vediamo e ci aggiorniamo direttamente nel nostro gruppo privato su WhatsApp, ricordandovi che pomeriggio alle 3 abbiamo un ulteriore appuntamento con un'altra azienda partner ufficiale dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Ringrazio ancora tantissimo Marvin, ringrazio tutti quanti voi per l'attenzione e ci aggiorniamo direttamente nel gruppo. Una buona giornata a tutti.